Il 29 settembre 1911 i soldati italiani sbarcano a Tripoli. L'Italia dichiara guerra alla Turchia per il possesso delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica. C'è anche la prima flottiglia d'aviazione, al comando del capitano Carlo Piazzi. Una decina di aerei Blériot e una Taube, una colomba acquistata in Germania. Il tenente Gavozzi è il pilota della Taube. Durante una normale missione sarà il primo a gettare da un aereo tre piccole bombe. E questo il primo bombardamento aereo della storia. La guerra in Libia contro la Turchia dura oltre un anno. Il 18 ottobre 1912, a Losanna, i turchi firmano la pace e riconoscono all'Italia la sovranità sulla Libia, su Rodi e le altre isole del Dodecaneso. Si conclude così un conflitto che ha impegnato oltre 100.000 soldati, con la spesa di 1 miliardo di lire di allora. L'opposizione accusa il governo e il presidente Giolitti di aver scelto un obiettivo sbagliato, perché la Libia non è un mercato per le nostre esportazioni e non costituisce uno sbocco significativo per i milioni di disoccupati italiani. Non si sapeva allora che in Libia c'era uno dei più importanti giacimenti di petrolio del mondo. Ripete allegramente il soldatino, io ti saluto.
gran bel fiore che nasce sotto il cielo dell'Equator. Io ti saluto, padre in Abissinia, cara Virginia, madornelo. Per sottolineare la partecipazione collettiva al conflitto, le cineprese dell'Istituto Luce seguono con attenzione le partenze dal porto di Napoli delle truppe dirette sull'altopiano etiopico. Il comando delle operazioni viene affidato ad Emilio De Bono, uno dei quadrumviri della marcia su Roma, proprio per dare all'impresa un carattere marcatamente fascista. Ma la sua scelta non è gradita a molti settori delle forze armate e alla monarchia. All'alba del 3 ottobre 1935, le truppe italiane attraversano il fiume Mareb, che segna il confine tra Eritrea ed Etiopia, puntando direttamente a sud-ovest. Opposta alle inique sanzioni che mirano a privare l'Italia delle materie prime indispensabili alla sua legittima espansione dell'Africa orientale, il popolo tutto con plebiscitario slancio offre metalli alla patria ingiustamente boicottata. La più umile offerta acquista un alto valore simbolico. Anche da un rottame di ferro si può forgiare una baionetta ed un aratro. Gli italiani invece hanno di tutto. Un'ottima aviazione basata sui biplani RO1 e Fiat BR3. Sui trimotori Caproni 101. Sul celeberrimo 133, soprannominato dagli aviatori Caprona, un vero cavallo da fatica che percorrerà i cieli africani per anni, trasportando di tutto. Nel conflitto fa poi il suo esordio il Marchetti SM-81, un aereo moderno usato per il bombardamento e il trasporto, che avrà poi un ruolo di rilievo nella guerra di Spagna. A terra le truppe sono appoggiate dai carri L3, leggeri ma più che adeguati contro la fucileria avversaria. Fanno poi parte del corpo di spedizione batterie di artiglieria leggera e campale, reparti del genio capaci di aprire strade e gettare ponti in tempi rapidi e automezzi, trattori, autoblindo, motociclette, tutti mezzi fondamentali nelle avanzate. Nuclei abissini partiti dall'interno per chiedere la protezione italiana contro il terrorismo dei razziatori e degli schiavisti abissini. Ma le operazioni procedono a rilento, al punto che alla fine dell'anno comincia a farsi largo l'idea che l'impresa possa fallire. Mussolini decide allora di sostituire De Bono con il maresciallo Badoglio, più esperto nel comando e più gradito ai militari e ai Savoia. Le sue colonne procedono da nord lungo la direttrice che porta a Dessie e ad Addis Abeba. Mentre a sud manovra Rodolfo Graziani, il nuovo governatore della Somalia. Secondo i piani di partenza, le sue divisioni avrebbero dovuto avere un ruolo secondario nelle operazioni, ma poi finiranno per rivelarsi determinanti. Siamo
Il segretario del Partito Nazionale Fascista, l'onnipresente Achille Starace, non poteva mancare. A lui viene infatti affidata in gennaio una terza direttrice di marcia a nord che porta una divisione di camicie nere alla conquista della vecchia città sacra di Gondar e della regione del lago Tana. Graziani entra nella capitale il 9 maggio, pochi giorni dopo Badoglio. Subito dopo la fine delle ostilità, l'Italia dà fondo alle proprie risorse economiche e decine di migliaia di lavoratori vengono impegnati per modernizzare un paese che manca di tutto, con case, ospedali, strade e ferrovie. Quelle terre devono diventare una provincia modello sotto l'egida della nuova Roma. Aspetta e spera che il giorno si avvicina, quando saremo insieme a te.